Vado. Buonasera cari amici di Telespectator, con Valeno siamo qui con un grande autore che siamo onorati di avere a Sorrento per la prima volta a Sorrento, vero Vito Contradini? Sì, la prima volta. Grazie. Sorrento è una città che ama molto l'arte e non a caso che alla libreria Tasso che è il cuore di Sorrento a Piazza Lauro abbiamo sempre ospiti importanti e come ci sono a volte ospiti già famosi, scrittori che già sono venuti alla ribalta nazionale, ci piace avere anche degli ospiti emergenti e tu sei un emergente, anche se hai 50 anni dal tuo primo romanzo e questo è anche un bel segnale, no? E come un bel segnale quando non sei uno scrittore in professione, sei un sociologo, sei un manager, hai dimostrato nella vita di essere molto valido in altri campi, però poi questa passione per la letteratura è venuta con prepotenza e anche con risultati molto lusinghieri, per cui il libro mi sta dando grande soddisfazione, vero? Sì, il libro mi sta dando molta soddisfazione, devo dire che effettivamente non posso considerarmi uno scrittore a tempo pieno per tutta una serie di motivi, soprattutto perché con un po' di pudore mi definisco scrittore, perché io credo che poi sia veramente scrittore che vive di scrittura. Io mi sono cimentato nella scrittura di questo romanzo, nella mia seconda opera, perché il primo libro con cui sono uscito dalle librerie è stato una raccolta di racconti del 2009 e questo è il film. Per fortuna sì. E in qualche modo questo romanzo può considerarsi una continuazione ideale di quel lavoro di introspezione psicologica che era già iniziata con il lavoro Il filo dei pensieri? Allora, è un tratto mio caratteristico della scrittura, però direi che non è sul mondo di quel tipo di narrazione, prima di tutto perché quella è una raccolta di racconti scritta con la tecnica del flusso di coscienza, per cui decisamente non possiamo creare un parallelo con questo tipo di scritto, perché invece è quello del romanzo, è un romanzo di fantasia di fatto, quindi diciamo che il mio percorso più che altro, quindi c'è un filo conduttore nel mio percorso, un percorso di crescita, mi permette di dire, più che altro perché a 50 anni, 51, devo essere sincero, non si finisce di crescere professionalmente. E credo che anche queste presentazioni per i lettori siano di fatto un percorso molto importante nel quale io mi approprio di una parte della scrittura della quale non mi ero accorto scrivendo il romanzo. Il romanzo diventa degli altri. Quindi è un libro che si può considerare quasi un work in progress, un libro che cresce mano a mano con la creatività dell'autore, ma anche con l'apporto che deriva dalla lettura, certo, e dalla restituzione che i lettori te ne fanno. Sì. E questo è molto bello. Sì, ma anche perché avrei notato i personaggi che hanno un nome, non sono scontornati. Questa è una cosa quindi molto una realtà piuttosto liquida da questo punto di vista. E devo dire, già normalmente quando si legge un libro ognuno di noi si fa un'idea del personaggio, al di là di quanto lo scrittore con precisione lo possa descrivere, però in realtà ognuno di noi si fa un'idea di come realmente è quel personaggio. In questo caso ancora di più il lettore costruisce il personaggio. E di volta in volta, parlando con i lettori, ascoltando chi recensisce il romanzo, chi ne fa la relazione, la presentazione, mi arricchisco, cresco, ne capisco pregi e difetti e magari scopro delle cose di cui non mi ero accorto neanche scrivendo. Io ho scritto soltanto, in realtà poi il romanzo prende forma, diventa una storia quando viene vissuta dal lettore quando legge. Esatto, sì, questo lo si dice da molte parti, l'opera d'arte vive poi una seconda vita nel momento in cui viene consegnata al pubblico e quello che il pubblico ne trae diventa una realtà dell'opera, un valore aggiunto senz'altro. Senti, perché sono nato nel mese dei morti? Tu veramente sei nato a novembre? No, io sono nato a marzo. Ah, quindi Non è autobiografico, no, questo no, titolo. Ma anche perché è ambientato negli anni che vanno dal 38-39 fino ai primi anni 60, in cui diciamo fosse stato autobiografico già nel 80. E è sicuramente un romanzo di finzione, quindi trago spunto quelle che sono le esperienze che hanno vissuto i nostri genitori, i nostri nonni, quindi dalla memoria storica
arricchito da alcuni temi che desideravo trattare, temi che per me, nonostante la meditazione, sono assolutamente attuali. Le donne, piuttosto che i migranti, la capacità che abbiamo di ghettizzare determinate persone o situazioni. Senti Luigi, nella dedica leggo tra l'altro alle donne che tutti i giorni dimostrano il coraggio nelle proprie scelte, quindi è un messaggio forte per le donne e per i bambini, a tutti quei bambini senza infanzia. Quindi il messaggio di questo tuo libro è un messaggio comunque di speranza, di amore, di fiducia. Un libro d'amore, una storia d'amore. Meraviglioso. È una storia d'amore con tutti i risvolti dolorosi, questa storia, però è assolutamente una storia d'amore e di fondo c'è poi una catarsi del personaggio che in questo senso apre sicuramente il cuore alla speranza. Un bellissimo messaggio, di questo voglio parlare anche con Eugenia Di Leva, una donna di grande temperamento e di grande carattere, di grande cuore soprattutto, e ti ringrazio di essere qui e di aver voluto portare la tua voce a leggere i brani di questo romanzo. Che cosa ti ha trasmesso come emozione leggere questi passi? Dicevo prima entrando che ho avuto il piacere di conoscermi pochi minuti fa, che quando ho provato a casa a leggere alta voce, specialmente la seconda, il secondo pezzo che poi certo, leggerò, perché parla di una mamma. Della mamma che è costretta a abbandonare il figlio in questo orfanotrofio. Allora c'è il doppio registro dei pensieri del figlio e poi dei pensieri della madre nello stesso momento. Mi sono messa a piangere perché sono una donna poi separata, quindi tutta questa questione dei rimorsi su non essere riusciti a dare al figlio proprio quello che ci si era immaginati quando lui si è messo al mondo, mi appartiene e quindi è stato catartico anche per me. Ti ringrazio di questa tua testimonianza che dimostra una volta di più come tu sia una donna vera sempre al 100% nel parlare sempre di te stessa, e poi credo che alla letteratura noi chiediamo proprio questo, di darci lo spunto per riflettere, per immedesimarci in storie che poi diventano dentro, qualcosa dentro di noi, e questo è il pregio del tuo lavoro, che questi personaggi, anche io posso dirvelo avendo letto il libro, sono personaggi che non esistono soltanto nella storia, ma poco a poco, pagina dopo pagina, prendono vita, prendono forma, prendono forza dentro di noi, perché parlano di sentimenti in cui ognuno di noi si può riconoscere. Quindi grazie davvero Luigi, perché uno scrittore, credo come ogni artista, ci fa un grande regalo, trasforma un'opera bianca, una pagina bianca di un libro, come la tela bianca per un pittore, o come uno spartito vuoto per un musicista, è qualcosa che poi arriva all'anima. Quindi grazie a voi artisti per questo. Grazie. Ma non è detto che devi scegliere, tu domenica.